Lo spot è già stato realizzato, è stato realizzato a supporto del programma regionale di diffusione della defibrillazione precoce sul territorio, un progetto questo che va avanti già da diversi anni, da almeno un decennio, e che ha visto la Regione Abruzzo sempre pronta a sponsorizzare e a favorire iniziative di diffusione della defibrillazione precoce sul territorio. Lei ha in mano un defibrillatore, vogliamo un attimo spiegare brevemente come funziona questo apparecchio salvavita? Sì, intanto questo è uno dei tanti defibrillatori che sono stati recentemente acquistati dalla Regione Abruzzo su finanziamento del Ministero dedicato appunto alla diffusione della defibrillazione precoce. Io amo dire che l'utilizzo del defibrillatore, che comunque presuppone la frequenza di un corso specifico ad hoc, è di una semplicità unica. Dico sempre che è più facile utilizzare un defibrillatore che non un rasoio elettrico. E il defibrillatore, è presto detto, ha un corpo macchina dove viene erogata la scarica, un pulsante verde di accensione e un pulsante arancione di scarica che verrà azionato quando la macchina rileva la situazione che necessita appunto della scarica. A questo corpo macchina sono collegate le due piastre, i due elettrodi che vanno posizionati sul torace e che fanno anche da sensore, rilevano la presenza di un tracciato di fibrillazione che stimola poi alla scarica. In più questo defibrillatore è provvisto anche di una chiavetta, una chiave pediatrica che va inserita in questa fessura, e di modo che con lo stesso paio di piastre è possibile defibrillare sia adulti che bambini inserendo semplicemente questa chiavetta che fa la modalità, converte in modalità pediatrica. È di una semplicità veramente unica, solo che bisogna comunque partecipare a un corso specifico di formazione.